Carl Gustav Jung, Psicologia analitica. L'inconscio dell'uomo si articola in due strati della sua psiche, l'inconscio personale e l'inconscio collettivo. Mentre l'inconscio personale è formato essenzialmente da contenuti che sono stati un tempo consci, ma sono poi scomparsi dalla coscienza perché dimenticati o rimossi, i contenuti dell'inconscio collettivo non sono mai stati nella coscienza e perciò non sono mai stati acquisiti individualmente, ma devono la loro esistenza esclusivamente all'ereditarietà. L'inconscio personale consiste soprattutto di complessi. Il contenuto dell'inconscio collettivo invece è formato essenzialmente da archetipi. L'inconscio personale è relativo all'esperienza vissuta dal soggetto, alle sue repressioni, rimozioni, complessi, sensazioni, è la sua ombra perché è rinnegato dal conscio. L'inconscio collettivo, come insieme del patrimonio ereditato dai nostri predecessori, è identico in tutti gli uomini e costituisce il substrato psichico comune di natura metapersonale, dà luogo anche a schemi comuni che si presentano e si ripetono nella mente. Il concetto di archetipo, che è indispensabile correlato dall'idea di inconscio collettivo, indica l'esistenza nella psiche di forme determinate che sembrano essere presenti sempre e dovunque. La ricerca mitologica le chiama motivi, nella psicologia dei primitivi esse corrispondono al concetto di rappresentazione collettiva di Levi-Brull. Nel campo della religione comparata sono definite da Hubert e Mauss categorie dell'immaginazione. Archetipi sono forme rappresentative, categorie della mente, dirigono l'energia psichica verso condotte. In questa realtà antica e primordiale troviamo tutte le esperienze fondamentali dell'uomo, anzi ciò che peculiarmente rappresenta l'umanità. Sono le esperienze originarie della nascita, della felicità, della maternità, del pericolo, dell'incontro con le forze della natura, degli animali e dei grandi simboli religiosi. Si tratta di tutti gli incontri tra l'uomo e le energie della vita, della natura e degli esseri superiori. Gli uomini, fin dalla loro comparsa sulla Terra, hanno sperimentato le stesse esperienze fondamentali. Hanno visto la luce del giorno e l'oscurità della notte, hanno domato il fuoco e addomesticato le bestie feroci, hanno conosciuto i ritmi della vita legati al divenire delle stagioni, hanno conosciuto i rapporti di comunità, il potere e la sottomissione, la nascita e la morte. Gli archetipi sono dunque tutti gli avvenimenti umani fondamentali e sono nell'animo di ognuno di noi. Potremmo dire che ne disponiamo quasi come patrimonio genetico. Questi fondamenti dell'essere umano prendono la forma di ogni singolo individuo e l'uomo, pur possedendoli profondamente, può fare esperienza della loro esistenza solo nelle immagini del sogno. Gli archetipi sono elementi incrollabili dell'inconscio, ma cambiano forma continuamente. Prendono forma le varie immagini che compongono l'universo archetipo dell'umanità e che sono il frutto del sedimentarsi delle esperienze conoscitive nel corso del tempo. Il fanciullo divino, il vecchio saggio, la grande madre, l'eroe, il briccone, divino, eccetera. Questi ultimi equivalgono quindi alla fissazione nel corso del tempo di modelli di comportamenti inconsci differenziati che tendono inerzialmente a ripetersi e perciò stesso a consolidarsi, aumentando il loro potere coattivo nei confronti dell'individuo. L'inconscio collettivo da cui emerge la coscienza individuale è quindi al tempo stesso anche il limite all'evoluzione della stessa coscienza individuale, qualora il singolo non sappia liberarsi dal potere che l'archetipo inconscio ha su di lui. L'uomo si trova in tal modo ad essere attraversato da un'altra contraddizione.
In lui si manifesta la tendenza a ripetere comportamenti ed atteggiamenti collettivi che oltretutto appartengono al passato dell'umanità e al tempo stesso, egli sperimenta il desiderio di salvaguardare la propria libertà dando risposte originali a nuove situazioni ambientali. La presa di coscienza individuale, che poi è il processo di individuazione, consiste allora nell'integrare l'archetipo con la coscienza, liberando così l'individuo dall'oscuro dominio del presente. Ecco allora la dinamica archetipa, in quanto disposizione alla rappresentazione finalizzata alla conoscenza, acquista il significato di attitudine riflessiva, attitudine attraverso il cui esercizio procede l'evoluzione della conoscenza nella dialettica coscienza-inconscio. Tale attitudine, che possiamo anche chiamare potenzialità alla riflessione, diventa atto conoscitivo, cioè atto riflessivo, attraverso la propria oggettivazione nel contenuto rappresentato l'immagine primigenia. Quest'ultima arriva quindi a coincidere con il simbolo. Una volta che il simbolo è portato alla coscienza, si depotenzia, si trasforma in segno e cessa di agire inconsciamente sul comportamento dell'uomo. In tal modo però si rende possibile l'affiorare di nuovi contenuti simbolici che contengono le nuove risposte alle nuove esigenze che il mondo pone all'individuo. Come però abbiamo visto, il discorso di Jung circa l'archetipo si muove tortuosamente attraverso i contesti di ridefinizione. L'archetipo, in definitiva, è una pura dinamica che via via si oggettiva per poi nuovamente dinamizzarsi e così via. È il soggetto riflessivo che si dà nell'esperienza conoscitiva e quindi torna a distanziarsi per riflettere, per tornare a darsi in una nuova esperienza conoscitiva di sé e riflettere tutta la conoscenza fatta precedentemente.